Viva musica, eccoci qua, benvenuti ragazzi, perché oggi scoprirete un mondo fantastico di tre giorni, tre giornate intense dedicate alla musica, ma alla musica a 360 gradi. Ma non voglio spiegarvi tutto io, ma ci sono due baldi giovani che sono qui appositamente per farci capire che cos'è Viva Musica. Voglio presentare prima le donne, però perdonami. Cara, buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. Grazie a voi. Sei? Io sono Wanda, sono una delle insegnanti di Viva Musica e presentatrice per questo evento qui a Stazione Birra. Io sono Damiano Rozzi, curo le public relations della scuola, quindi tutti gli eventi e le esibizioni dei ragazzi interne alla scuola ed esterne alla scuola, come questa per esempio. Allora, Damiano, complimenti innanzitutto per la scelta della location, che è fantastica. Stazione Birra è il cuore della musica di Roma, un locale bellissimo, grandissimo e adatto per questo evento, perché diamo un attimino così un paio di numeri. Beh, Stazione Birra è un pub gigante praticamente a Roma, leggermente spostato rispetto al centro di Roma, ma sicuramente vicino invece alla nostra zona, che è sotto i Castelli Romani, perfettamente adibita con tutta la strumentazione, i fonici e il personale, e deve ospitare tre serate, probabilmente l'anno prossimo diventeranno anche quattro, perché i gruppi stanno crescendo. Qui a Stazione Birra portiamo solamente i laboratori di musica d'insieme, quindi i complessi. Allora, questo è il momento più importante per i ragazzi, perché è la conclusione dell'anno accademico, si preparano per mesi per poter fare la loro performance e poi lo fanno in maniera egregia. Ci sono tutte le band, fanno dei repertori che vanno dal rock al pop, italiano, straniero, insomma sono preparatissimi. Ci sono bimbi piccolissimi di 6-7 anni che già sanno suonare la batteria, sanno cantare benissimo, ci sono persone più grandi, insomma Viva Musica abbraccia una quantità e una qualità immensa di allievi e tutti sanno suonare. Siete voi? Oh, il backstage, eccoci qua, manca pochissimo. Io volevo fare due chiacchiere con voi perché siete... Siamo così desiderate. Tu ce l'hai fortemente desiderate, quindi io volevo percepire... Innanzitutto vi voglio presentare, chi siete? Io mi chiamo Giulia Palazzi. Gianna Pascucci. Sofia Volpetti. Denise Buzzanca. Ovviamente siamo proprio vicini al palco, quindi bisogna urlare. Io volevo sapere un attimo qual è la sensazione prima di entrare in scena. Ansia uguale. Io direi adrenalina. È emozionante, molto emozionante. Allora, quest'anno accademico si conclude qua. Esperienze, sensazioni, emozioni. È bello condividere tutto questo con qualcuno che ti fa stare bene. C'è un ambiente bellissimo, siamo tutti uniti e la musica ci unisce. Bene. Vi lascio andare perché mi sa che tocca a voi. Vi dico una cosa che porta bene, ditela pure voi. 1, 2, 3. Merda. Backstage dove fermano, come si dice fermano? Fremono gli animi con i Futuri, eccoli qua. Vi voglio presentare chi siete, nome e cosa suonate. Samuele, sax. Alessio, sax. Edoardo, sax tenore. Chi siete, come siete nati, dai 4-5 info, vai. Allora, inizialmente noi avevamo un gruppo nostro che era solo sezione fiati, soltanto che poi ci siamo aggiunti a quest'altro gruppo con le voci, quindi Solari e Alessandra, e abbiamo fatto insomma un gruppo sia con ritmica e fiati, quindi facciamo background, accompagniamo insomma, accompagnamento. Ragazzi, io voglio farvi i complimenti, una domandina buttata lì,
dopo quest'anno che è passato, vi sentite migliorati? Sì, sì, sicuramente sì. Allora ragazzi, diciamo che noi nel backstage amiamo dire una parola che porta bene, che non è merda, merda. Non è merda, merda. Ci contavo, esatto. Ma è tre volte il gabbisci che gabbisci, porta bene, tre gabbisci. Volte. Quindi futura, 1, 2, 3. Gabbisci, gabbisci, gabbisci. Non è che non perisco. Dato merito a tutti i laboratori, a tutti gli insegnanti che lavorano 365 giorni l'anno, giusto? Esatto, vorrei dare infatti valore agli insegnanti. In più vorrei dire che questo evento finale non è l'unico degli eventi, perché durante l'anno Viva Musica ogni venerdì organizza eventi interni alla scuola ed esterni, anche nelle varie piazze della periferia romana, nelle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio. Io vi voglio invitare a contattarvi. Dove, come? Allora, noi siamo a Via Serra di Falco, quindi Roma, Roma Sud-Est, e ci trovate sul sito internet www.viva-musica.it. Potete contattarci, da settembre apriamo le iscrizioni, ma già da fine agosto cominciamo ad essere presenti per riordinare tutte quante le lezioni. Volevo ringraziare Viva Musica, tutto lo staff, e devo dirvi una cosa, che di musicisti ne abbiamo visti tanti negli ultimi anni, abbiamo portato avanti parecchie rubriche, ma una qualità così non me l'aspettavo, quindi grazie. Complimenti. Allora venite qua insieme ragazzi, bisogna dire una cosa che porta bene, la dicono tutti gli artisti e ha portato bene fino ad oggi, non è merda merda, ma noi diciamo tre volte gabbisci, gabbisci, gabbisci tre volte, quindi viva la musica, quest'anno finisce, ci vediamo l'anno prossimo, 1, 2, 3, gabbisci, 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 gab